tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi siamo qua per parlare di un argomento molto succulento, molto importante. Infatti qualche giorno fa si è concluso il D23 ad Anaheim, è la fiera più importante del mondo Disney, dove vengono annunciate tutte le novità della Disney, i film, ovviamente i parchi e tutto quello che racchiude il mondo Disney. Quello che interessa a noi, ovviamente che siamo iscritti, anzi che siete iscritti al mio canale, è il mondo dei parchi a tema, non che è quello più importante, quello più succulento. Insomma, durante il D23 hanno fatto veramente annunci davvero molto molto importanti. Quindi in questo video sono pronto a svelarvi tutto quello che hanno detto, quindi andiamo a scoprire tutte le novità dei parchi Disney da qua fino ai prossimi anni. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti, se siete amanti dei parchi a tema, e ovviamente mettete anche un bellissimo like a questo video perché è molto importante. Adesso siamo pronti a iniziare, sigla e iniziamo questo video! Ed eccoci tornati, quindi iniziamo con Disneyland Paris. Allora, a mio parere per Disneyland Paris non è che hanno detto grandissime novità, alla fine hanno ripetuto e hanno riconfermato quello che poi già si sapeva, insomma. L'unica cosa però è che sono stati estesi alla grande i festeggiamenti del 30° anniversario, quindi avete tempo fino a fine settembre per andare a Disneyland Paris e vedere i festeggiamenti del 30° anniversario, soprattutto la bellissima parata, perché ha un senso veramente di festa e fatta davvero bene anche il pre-show del 30° anniversario. Quindi mi raccomando, segnatevelo, avete tempo fino a fine settembre 2023 per vedere i festeggiamenti di Disneyland Paris di 30 anni se ancora non siete stati. Il Disneyland Hotel invece tornerà in gran forma nel 2024, quindi per tutto il 2023 purtroppo non sarà agibile, ma nel 2024 ritornerà e sarà veramente bello perché avrà delle camere tematizzate in stile Cenerentola, stile Frozen, un po' come quelle del mio amato Tokyo Disney. Insomma, non vedo l'ora di vederlo perché secondo me verrà fuori veramente un bel lavoro. Poi hanno riconfermato ulteriormente quello che già sapevamo sulla Land di Frozen, quindi altra conferma che arriva. Questo quindi ci fa capire che danno precedenza all'area di Frozen. Dovrebbe nascere, anzi doveva nascere anche l'area di Star Wars, è in programma, però come è stato annunciato qua nascerà prima l'area di Frozen. Ce n'è una simile anche nel parco di Hong Kong, che più tardi scopriremo, quindi sintonizzati su questo video, però anche Disneyland Paris avrà la sua Land di Frozen. Toyland poi avrà anche una nuova entrata e diventerà finalmente un po' simile come a quella nei parchi americani, perché diciamocela tutta, quella di Disneyland Paris non è che era proprio una bellissima entrata con la mega statua di Buzz. Invece adesso la trasformeranno, quindi finalmente diventerà un po' simile alle entrate dei parchi americani, finalmente, perché ci voleva. E come avete capito, quindi Disneyland Paris negli anni a venire investirà sul parco Walt Disney Studios, quindi verrà veramente completamente trasformato e Walt Disney Studios si ingrandirà parecchio. Quindi sono molto curioso di vedere la trasformazione da qua agli anni a venire del parco Walt Disney Studios. Adesso voltiamo pagina e arriviamo a parlare di Shanghai Disney. È stata confermata, anzi riconfermata, l'area di Zootopia. Noi siamo stati a Shanghai Disney nel 2019 e avevano appena iniziato i lavori, quindi sono dietro a quest'area da ben 3 anni. Adesso il prossimo anno poi verrà aperta, quindi saranno 4. Per cui sarà una grandissima area, una bellissima novità per Shanghai Disney. Insomma, hanno fatto vedere veramente i vari concept dei Disney Imagineer che sono stati dietro a realizzare quest'area. È veramente, veramente fantastica. Sembra tutto reale, sembra proprio di essere all'interno del mondo di Zootopia. Non vedo l'ora di vedere il lavoro finale e ovviamente non vedo l'ora di ritornare prossimamente a Shanghai Disney, perché a mio parere è un bellissimo parco. Ci sono alcune attrazioni che meritano davvero tanto.
E ovviamente devo vedere la nuova area di Zootopia. Voltiamo pagina, poi parliamo di Hong Kong Disney. Allora, Hong Kong Disney ha rifatto da poco anche il castello. Adesso è molto più alto, molto più grande, molto più imponente finalmente. E proprio davanti al castello ci sarà una nuova statua di Walt. Molto bella, molto particolare. Soprattutto si possono fare anche delle bellissime foto. Ma poi nel 2023, eccola qua che arriva, amici, la nuova land di Frozen qui a Hong Kong Disney e avrà un coaster, un bellissimo coaster ovviamente dedicato a Frozen. Non vedo l'ora di andare perché Hong Kong Disney personalmente è un parco che a me piace tantissimo, è piccolo però ha tanto da offrire e sono sicuro che la nuova area di Frozen qui a Hong Kong Disney con il coaster sarà veramente bella. Poi amici, voltiamo pagina e arriviamo a parlare di lui, il The Big Walt Disney World, molto succulento di novità. Allora, iniziamo. Prima fra tutti la cosa che aspettavano più di tutti i fan, finalmente è stata annunciata la grande apertura di Tron Primavera 2023, anche a Walt Disney World finalmente potremmo provare Tron. È bellissimo amici, veramente fantastico, io ho avuto la fortuna di provarlo a Shanghai Disney e ovviamente non vedo l'ora di riprovarlo anche a Walt Disney World quando riandrò lì. Un'altra novità poi sempre nel 2023, ritorna lo spettacolo Happy Ever After sul castello perché finiranno i festeggiamenti del 50° anniversario, quindi poi quando finirà ritornerà l'iconico spettacolo a Walt Disney World, davvero molto bello, davvero molto suggestivo. Questa amici invece mi ha lasciato proprio senza parole, mi ha spiazzato perché sono state presentate due land per l'espansione del Magic Kingdom a Walt Disney World, la land di Coco e la land di Encanto, veramente fantastica, quindi che dire, io non vedo l'ora che vengano realizzate perché sono fantastiche. La land di Coco non me la sarei mai aspettato. Coco è un film che ho adorato, mi è piaciuto tanto e voglio proprio vedere cosa sono in grado di tirar su, ovviamente che tipo di attrazione metteranno, e la stessa cosa vale ovviamente per Encanto perché anche quello comunque per me è stato un bellissimo cartone. Quindi sono due land a mio parere davvero belle, davvero molto interessanti. E ovviamente non vedo l'ora di vedere il lavoro finito, penso non solo io, anche tutti voi che state guardando questo video. Poi a Disney World, per quanto riguarda sempre, l'hanno detto anche qua, lo Splash Mountain verrà cambiato, quindi prenderà il posto poi di Tiana Adventure. Vedremo come sarà, perché quando mi toccano lo Splash Mountain io divento una iena, perché lo Splash Mountain io lo adoro, quindi mi raccomando, speriamo che fanno un bel lavoro. Perché sostituire lo Splash Mountain è davvero molto difficile, perché sono tanti fan in giro per il mondo, compreso sottoscritto, dello Splash Mountain, quindi prendere il posto di quell'attrazione con una nuova attrazione sarà veramente una grande impresa. Spero che ce la fanno, perché sarebbe veramente un peccato, insomma, rovinare un'attrazione così bella. Ma non è tutto, perché poi per l'Animal Kingdom continua l'espansione dell'Animal Kingdom, e anche qua due land, la land di Moana, anche questo bellissimo cartone che ho adorato, e ovviamente torna anche qua la land di Zootopia, però secondo me quella di Shanghai Disney sarà più grande, non credo che sarà la coppia esatta della stessa land che c'è a Shanghai Disney, però poi magari mi sbaglio, però quella di Shanghai Disney dovrebbe avere un po' più cura, ci dovrebbero essere più attrazioni all'interno, questa è un po' più piccolina, mentre quella è proprio un'intera area nuova che hanno fatto per espandere il parco, però ripeto, poi magari mi sbaglio, però comunque anche a Disney Animal Kingdom nasceranno due land. Poi per quanto riguarda Epcot hanno illustrato l'espansione di Epcot, quindi continua a gonfie mele tutte le espansioni di Epcot che hanno in mente, la riqualificazione di questo parco che insomma stanno lavorando da diversi anni. Io sono andato a Disney World adesso a maggio, si vedevano comunque i vari lavori che c'erano, comunque hanno in mente, insomma vedrete che poi Epcot verrà completamente ritrasformato e quando sarà pronto sarà un parco, un bijou. Già è bellissimo Epcot, ma quando sarà veramente totalmente finito sarà ancora più bello, e ci sarà anche una nuova statua di Walt che hanno annunciato, che è molto suggestiva, molto iconica, davvero davvero bella. Insomma, Epcot quando sarà completo nella sua trasformazione finale sarà veramente un parco che farà ancora di più parlare di sé, perché è già fantastico. E poi amici arriviamo da lui, l'originale Disneyland Anaheim, il vero parco Disney inventato da Walt.
Prima novità che ovviamente hanno detto è Avenger Campus di Disney California avrà una nuova attrazione, quindi nuova attrazione per Avenger Campus, si espanderà e ovviamente non vedrò che questa attrazione nascerà perché sono molto curioso. Io ne ho visti due di Avenger Campus, quello di Hong Kong e recentemente quello di Disneyland Paris. Sono molto belli, mi manca quello di Disney California che spero di vedere il prima possibile e spero di andare appunto quando ci sarà anche questa nuova attrazione perché si preannuncia davvero molto bella. Hanno rilasciato poi anche dei nuovi concept art per Mickey Town Town che nascerà ovviamente nel parco Disneyland e anche questa. Sono molto curioso soprattutto per i bambini, per le famiglie, sarà molto apprezzata secondo me perché è davvero bella. Il Paradise Hotel subirà poi una trasformazione, quindi verrà un attimino reinventato e diventerà Pixar Place Hotel, quindi verrà un attimo rivisto, sarà in stile Nemo, insomma un hotel comunque che viene trasformato e voglio proprio vedere insomma come sarà questo hotel. Hanno poi rilasciato altri concept sull'attrazione di Tiana Adventure, ovvero che prenderà il posto del mio amato Splash Mountain sia per quanto riguarda Disney World che per quanto riguarda Disney California. Questa cosa io sono un po' contro perché io adoro il mio Splash Mountain e quando me lo toccano e so che avverrà tra poco, veramente mi dispiace davvero tanto, io l'adoro lo Splash Mountain, fantastico. Io spero che fanno un buon lavoro perché veramente se fanno un lavoro che non mi piace, che mi hanno toccato il mio Splash Mountain, guai, veramente, guai, perché lo Splash Mountain è un capolavoro, è fantastico. Hanno detto che questa nuova attrazione poi dedicata a Tiana, che poi sorgerà appunto al posto dello Splash Mountain, che verrà appunto rivisto, alla sera poi darà il meglio di sé con le luci e con tutti gli effetti. Insomma, se sarà veramente così, potrebbe nascere veramente una bella attrazione, speriamo, perché prendere il posto dell'amato Splash Mountain, che non sono solo io, ma tante altre persone amano lo Splash Mountain, non è facile. Quindi spero che ce la fanno, spero che riescano e che questa attrazione, insomma, soddisfi tutti noi fan. Il prossimo anno, poi, a Disneyland California ci sarà anche un nuovo spettacolo sul castello con fuochi d'artificio, effetti di luce, insomma, un nuovo spettacolo completamente rivisto per Disneyland California. Non vedo l'ora di vederlo perché gli spettacoli della Disney, ovviamente i serali, sono bellissimi, quindi vedremo come sarà. E ovviamente anche per World of Color lo spettacolo a Disney California Adventure verrà rivisto, verranno aggiunti altri personaggi come Coco e tanti altri ed è fantastico, amici. Io l'ho visto World of Color, ero andato anche quando c'era proprio l'anniversario di Disneyland California e alla fine ti fa piangere perché è uno spettacolo veramente stupendo. Però è bello con gli effetti di luce, tutto quello che tirano su, veramente è da paura quello spettacolo. Adesso verrà appunto rivisto, sarà completamente anche nuovo con altri personaggi che vengono inseriti dentro. E per cui insomma non vedo l'ora di vederlo poi dal vivo perché è veramente già sensazionale e così lo sarà ancora di più secondo me. La parata poi Magic Happiness finalmente ritornerà il prossimo anno perché è davvero bella quella parata, è fantastica e meno male che la fanno ritornare perché era proprio un peccato non farla sfilare. Quindi dal prossimo anno si potrà rivedere a Disney California. E poi amici, arriva lui, Tokyo Disney, il The Best, quello che per me è l'attrazione più belle. Ovviamente il prossimo anno ci saranno i festeggiamenti dell'anniversario, quindi 40 anni di festeggiamenti e a Tokyo Disney quando si festeggia ad hoc, sono i migliori veramente a farti sentire proprio il ritmo di festa, quindi non vedo l'ora di andare e ovviamente Fantasy Spring, l'espansione, la big espansione del Tokyo Disney, sì! È già da tanti anni che lavorano e adesso finalmente nel 2023 nascerà questa nuova area, ci saranno tante attrazioni al suo interno, tra cui l'attrazione di Peter Pan, l'attrazione di Rapunzel, ci sarà anche un nuovo hotel di lusso, di extra lusso, direttamente dentro al parco, quindi ragazzi, di cose ce ne sono! Ah, dimenticavo, ci sarà anche l'area di Frozen, anche qua il regno di Arendelle. E secondo me, mi viene da pensare che questa qua sarà la land più bella di Frozen fra tutti i parchi Disney. Però magari mi sbaglio, vedremo quando sarà il risultato finale. Quindi ricapitolando, a Tokyo Disney abbiamo Fantasy Spring, nuova area, con attrazione di Rapunzel, attrazione di Peter Pan, attrazione di
Frozen, nuovo hotel di extra lusso e ovviamente tutte le land di Frozen, Peter Pan, Rapunzel. Quindi ragazzi, tanta roba a Tokyo Disney per il 2023. Per me, come ho detto all'inizio di questo video, è quello che ha le novità più belle. Non vedo l'ora di andare, perché poi Tokyo Disney è il mio parco Disney preferito in assoluto fra tutti. E poi, ultima cosa, insieme a tutto questo, dal prossimo anno la Disney festeggerà i 100 anni, quindi ci saranno comunque i festeggiamenti nei parchi americani e a Hong Kong Disney, anche perché la statua di Walt lì è stata messa proprio in occasione dei 100 anni della Disney. Purtroppo nei parchi europei, a Disneyland Paris e a Tokyo Disney, non hanno rilasciato cosa faranno per i 100 anni della Disney. Però comunque nei parchi americani inizieranno anche lì i festeggiamenti e avremo poi dei costumi speciali per Minnie e Mickey. Ed eccoci amici, arrivati alla fine di questo video, quindi adesso tocca proprio a te, perché voglio sapere qua sotto nei commenti qual è la novità che ti piace di più, qual è la novità che hai più hype, qual è quella che non vedi l'ora che venga realizzata. Insomma, qual è la novità che a te piace di più? Scrivilo qua sotto, perché voglio sapere, non vedo l'ora di leggere la tua risposta. Io quindi amici vi ringrazio, ma prima di salutarci vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti e se amate i parchi a tema, e ovviamente mettete anche un bellissimo like a questo video, perché è molto importante, aiuta la nostra community. Io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!